È ancora presto per poter tracciare una linea. Quello che emerge è che c'è una maggiore attenzione da parte dei cittadini a rispettare queste misure restrittive che l'ordinanza ha stabilito. Ha una finalità molto importante questa ordinanza, che è quella di far evitare il contagio, quindi la trasmissione del virus attraverso i momenti di aggregazione. Quindi siamo ottimisti che attraverso queste norme di prevenzione a breve potremmo avere dei buoni risultati. Ogni giorno abbiamo una verifica dell'occupazione dei posti letto. Ieri avevamo superato il 32, a giorni anche il 37, quindi ancora oggi dobbiamo avere la verifica. In ogni caso stiamo monitorando e in tutta la nostra regione è in atto questa rete ospedaliera per l'emergenza, per cui riusciamo a rimodificare a seconda delle esigenze l'appropriatezza del posto letto. Nel Teramano abbiamo un numero elevato ancora di contagi e quindi ancora di più dobbiamo aggredire questa situazione. Stanno nascendo altri focolai, specialmente nell'RSA e nelle situazioni dove c'è un maggior numero di fragilità. Quindi un'attenzione da parte dei medici delle USCA e sono convinta che a breve riusciremo ad avere un monitoraggio ancora più completo di tutte le criticità.